Ora che abbiamo visto il fenomeno dell'induzione elettromagnetica, andiamo a vedere che cos'è l'ipotesi di Maxwell. Prima di scoprire l'induzione elettromagnetica, quello che si sapeva del campo elettrico e del campo induzione magnetica, E e B, erano le loro sorgenti, e cioè che il campo elettrico era generato dalle cariche elettriche e il campo induzione magnetica era generato dalle correnti elettriche. Poi si scopre il fenomeno dell'induzione elettromagnetica e quindi si scopre una seconda sorgente del campo elettrico, e cioè non più soltanto le cariche elettriche, ma anche le variazioni del flusso magnetico. Queste variazioni, infatti, soprattutto se sono molto rapide, generano un campo elettromotore, dalle caratteristiche molto diverse da quelle del campo elettrostatico, che invece è generato dalle cariche elettriche. Infatti il campo elettrostatico è irrotazionale, cioè la sua circuitazione lungo una linea chiusa è zero. Invece il campo elettromotore non è irrotazionale, infatti la sua circuitazione lungo una linea chiusa L, che ho dimenticato di scrivere qua, non è zero, ma è uguale a meno la rapidità di variazione del flusso magnetico, e questa è la legge di Faraday, Neumann, Henry e Lenz. La circuitazione infatti può essere scritta come FEM, forza elettromotrice, che è indotta nel circuito da queste rapide variazioni di flusso magnetico. Allora, anche per una questione di simmetria delle leggi fisiche, Maxwell si chiese se per caso, come una variazione di flusso magnetico produce un campo elettrico rotazionale, non potesse accadere che anche le variazioni del flusso elettrico producessero un campo magnetico, un campo B, magari rotazionale anche lui. E questa è l'ipotesi di Maxwell. Poi Maxwell dimostrò teoricamente che anche per il campo induzione magnetica vale una formula, una legge simile a quella di Faraday, Neumann e Henry Lenz, che lega la causa, cioè la rapida variazione del flusso elettrico attraverso una superficie, al suo effetto, che è un campo B rotazionale, cioè dotato di circuitazione.